conosco Babbo Natale. Vorrei dirvi che è antipatico e scontroso, giusto per rendere più interessante questa storia, ma invece è davvero buono e gentile. E questo lo specifico perché non è per lui che me ne sono andato. Il problema è che se nasci al Polo Nord e sei un elfo, non ti resta molto da fare. O costruisci giocattoli, o smisti la posta, o prepari dolci di Natale, chilometri di torrone, litri di crema e cioccolata. Il mio nome è Bonbon de Dolcettis. La mia famiglia produce dolci da generazioni. E infatti, appena fui un elfo un po' cresciuto, si fa per dire, iniziai a sfornare panettoni e quintali di biscotti di pan di zenzero e marzapane. Sono fiera di te! Esclamò mia mamma asciugandosi gli occhi con la pasta sfoglia la prima volta che mi vide col cappello da cuoco. Anche a me veniva da piangere, ma non per la gioia. Odio i dolci. Sono l'unico elfo a cui si cariano i denti. Provai a parlare a mio papà. Sono stanco di preparare torte, decorazioni natalizie di glassa, pandori. Iniziai speranzoso. Capisco, rispose mio padre comprensivo. Prova a sfornare meringhe. Niente, non capiva.